Non tutti i ritardi vengono per nuocere, nel senso che il ormai deciso spostamento a gennaio 2018 della decorrenza della MiFID 2 ci consente di operare su un terreno estremamente importante, delicato ed importante per noi, che è tutto il tema della prestazione del servizio di consulenza. Il legislatore europeo ha individuato due modalità, una prestazione su base indipendente e una su base non indipendente, frutto a sua volta di un percorso molto lungo, molto accidentato, ma anche alla fine che ha prodotto questa sintesi. L'associazione sarà presente, e lo farà anche nei prossimi mesi, nelle occasioni che riterrà più opportuna, presentando anche una propria proposta di approccio al mercato di natura consulenziale che tenga conto della realtà italiana e che, torno a ripetere, valorizzi gli operatori che in questa realtà hanno dimostrato di far valere le proprie capacità professionali, tra l'altro in mezzo a fatti drammatici di risparmio tradito, di situazioni veramente difficili che abbiamo vissuto in questi anni, ma alle quali il mondo degli ex promotori e dei consulenti finanziari sono totalmente estranei.